Il jazz in Italia sta attraversando un momento sicuramente molto, molto positivo, perché ci sono molti musicisti giovani che stanno venendo fuori. Purtroppo, diciamo, la situazione di salute della musica non rispecchia la situazione culturale, perché l'Italia ha dei grossissimi problemi e soprattutto l'Italia è uno di quei paesi che non vuole investire nella cultura. E quindi spero di fare un appello, perché un paese si ricorda non per i politici, ma si ricorda per la sua cultura. Io credo che il jazz comunque sia un linguaggio americano, quindi anche, diciamo, i bravi giovani europei, italiani, svizzeri, francesi, debbano per forza rifarsi a quel modello lì, perché il jazz ha delle caratteristiche ben precise. Non esiste Bach australiano, esiste Bach. La cosa che credo che attiri tutti i musicisti sia il fatto di fare grande musica, di ascoltare grande musica e di incontrare un sacco di amici, che è proprio una rimpatriata, un po' come tornare a militare, no? In un certo senso, una cosa divertente, molto, molto bello. L'avvocato, che ho fatto invece il musicista, perché volevo mantenere questa componente ludica, infantile, però magari con questo siamo costretti a crescere, ma non troppo.